Cuori nerazzurri, un saluto da Roberto Scherpini, pronti per vivere il secondo atto della stagione 97-98 dopo l'esordio casalingo contro il Brescia. L'Inter è al Dall'Ara contro il Bologna di Renzo Ulivieri. Simoni schiera una formazione con Pagliuca tra i pali, West, Bergomi, Galante e Mezzano, i quattro della difesa. Zanetti, Salvatore, Fresi, Simeone e Giorcae fa centrocampo, Ganz e Ronny là davanti. Il Bologna replica con un 3-4-3 con Brunner tra i pali, Paganin, Torrisi e Mangone i tre difensori, Nervo, Magoni, Marocchi e Paramatti la linea mediana con Baggio a supporto di Kolivanov e Anderson. L'arbitro della partita è il signor Braschi, che sarà supportato da Zanforlin e Stevanato. Tutto è pronto, Bologna ancora a 0 punti in classifica dopo la sconfitta nella partita di esordio a Bergamo contro l'Atalanta per 4-2. Inter invece, che ricordiamo con la doppietta del Cino Recoba, ha liquidato la pratica Brescia con un 2-1. Si inizia. Giornata fredda, anche se siamo a metà settembre, solo all'inizio del campionato, ma soprattutto con tanta pioggia che si fa sentire su un manto erboso che non appare nelle migliori condizioni. Mangone, palla subito per Marocchi, il tentativo di protezione della palla da parte di Kolivanov, poi Anderson cerca di andare con Galante che lo contrasta, subisce fallo, ferma il gioco Braschi, calcio di punizione, irregolarità fischiata a Kenneth Anderson. Guarda un Fabio che va a riprendere la sua posizione, stadio con un buon colpo d'occhio, come sempre nutrita la presenza dei sostenitori nerazzurri. Palla che Marocchi prova a gestire, Fresi batte lungo per Ganz, ma c'è la posizione irregolare e quindi si alza la bandierina di Zanforlin per comandare il calcio di punizione. Subito in movimento il pallone per il controllo di Baggio, palla ben servita in laterale per Nervo, cerca di andare all'esterno con Zanetti che lo contrasta, gli tocca via il pallone, si accontenta del calcio d'angolo e sarà il primo corner della partita in favore dei padroni di casa, che vanno a battere dalla parte destra con un pallone a entrare affidato a Kolivanov. Parte la traiettoria, la testa di Fresi che allontana, poi Ronny prolungano, capitan Torrisi gestisce il pallone allargando su Mangone, il cui lancio in profondità è impreciso, non ha problemi ma non ha guantato ad andare a prendere il pallone con le mani, fare ripartire immediatamente Luca Mezzano. Zanetti, Mezzano, ancora il tractor con Mezzano che gestisce questo pallone, poi il tocco in out e la palla che sarà rimessa in gioco. Eccolo qua Javi, palla rimessa in movimento, Simeone, Zanetti all'indietro per Mezzano, contrastato, subisce un'irregolarità, ferma tutto per il fallo di Roberto Baggio. L'arbitro, primo piano per Luca Mezzano. Galante, olà là Taribo, palla lo zio, ancora Galante, Zanetti, pallone che viene fatto girare, ovviamente grande attenzione alle due torri, Anderson e Kolivanov, buono il recupero di DJ, l'apertura per Ganz, parte con un dribbling, lo chiude con efficacia Mangone, palla in out, la panca nerazzurra dove abbiamo intravisto Coe Moriero,
palla lanciata lunga, cerca Djorkaeff di andare a prendere il pallone, c'è il contatto con Mangone che riesce a portare via la palla e poi Paramatti fa ripartire l'azione con Marocchi in avanti. L'anticipo irregolare quello di Taribo su Kolivanov, così dice il direttore di gara, quindi sarà calcio di punizione in favore del Bologna. Pallone gestito con ancora West irregolare su Igor Kolivanov, ferma il gioco Braschi, rumoreggia il pubblico di casa. Questo non era ovviamente Kolivanov, sbagliato la regia a proporci la grafica, quindi c'è calcio di punizioni con Kolivanov e Paramatti sul punto di battuta. Vediamo Pagliuca se la prende con Ganz che non tiene la posizione che gli ha chiesto, parte Kolivanov, palla a giro, c'è il Ciolo che allontana, poi Fresi timoroso nell'andare su quel pallone, allora c'è un rilancio lungo per Kolivanov che non ce la fa a tenerla viva, poi va sul tartan reso scivoloso dalla pioggia, tacchettatura sufficiente per non andare lungo, come si dice. Capitan Bergomi con le mani cerca Fresi in corsia, palla in out, Taribone che va a rimettere in gioco, questo è Colivano, la regia qua dovrebbe far uscire la grafica, allora palla lunga, c'è l'anticipo di Capitan Torrisi, bravo nella circostanza, e poi Nervo la mette lunga, Anderson, si disturbano Mezzano e Galante, ma veniamo fuori, palla al piede con Zanetti attaccato da Claudio Nervo, cerca di liberarsi, Javi se ne va liberandosi subendo un'irregolarità, resiste, poi Marocchi gli tocca via il pallone, si arrabbia, palla rimessa in gioco, il tentativo di Magoni che viene messo giù, calcio di punizione per questa irregolarità, e allora può ripartire l'azione del Bologna, il contatto Djorkaeff, Oscar Magoni, calcio di punizione subito battuto con una palla lunga, cerca di saltare Kenneth Anderson, palla che si impenna, il buon anticipo di Magoni, poi l'uscita pulita di Mezzano e scatta la transizione con Ganz, Ganz contro Torrisi, Marocchi in seconda battuta, Paramatti rinviene, vediamo Ganz, la tocca per Djorkaeff, cerca il corridoio per Simeone, anticipato poi Ronny, ruba palla, attenzione, cerca di liberarsi, parte con un tentativo di dribbling, poi tradito dal manto erboso pessimo del Dallara, e allora Kolivanov, Bologna pugnace che parte in posta con Magoni, Marocchi, Marocchi fa circolazione orizzontale su Paganin, Nervo cerca la corsia dove scappa Baggio, Mezzano riesce con la punta a chiudere in out, sarà rimessa con le mani offensiva per i padroni di casa. Vediamo la rimessa affidata a Paganin che cerca la battuta lunga, palla troppo alta, mancano un po' tutti il pallone, poi Galante pulisce l'area di rigore, l'intervento di Magoni, palla che si impenna, anzi di Mangone, Kolivanov si deve liberare di Taribo, terreno viscido come vedete, Marocchi attacca il Bologna, palla al limite, attenzione Baggio fuori per Magoni che carica il sinistro, cerca ancora Baggio, il contrasto con Javier Zanetti che gli porta via palla, poi è contrastato, gliela porta via ancora Magoni che va al controcross, colpisce male, applaude il pubblico di casa, un Bologna che è partito con un buon nervo, potremmo dirla così, con una buona gamba, con una buona attitudine, con la voglia di provare a sbloccare il risultato. Inter che per il momento attenta, difende e controlla, il Ciolo, palla lunga a cercare Djorkaeff, pallone servito da Zanetti a Fresi, nasce il difensore importato, impostato come mediano, Djorkaeff, palla dentro per Ronny, esce Brunner,
una palla che è rimbalzata davanti, ha cercato di mettere la punta, il fenomeno, niente da fare. Pallone giocato da Magoni, la mette lunga, è qua l'altezza, i centimetri di Anderson, che fa sempre spizzata per l'inserimento di qualche giocatore. Palla lunga a cercare Djorkaeff, il retropassaggio, Brunner va in difficoltà su questo tocco all'indietro. Giovane portiere del Bologna, c'è il primo calcio d'angolo della partita con DJ Djorkaeff dalla bandierina di destra. Vento anche vivace in campo, parte la traiettoria, palla dentro, allontana la difesa, recuperano i difensori del Bologna che provano una transizione rimpallata, la giocata, c'è una buona uscita di Kolivanov, Baggio con saggezza cambia lungo lungo per Paganin che non ci arriva, applaude comunque Massimo Paganin, sarà rimessa offensiva a nostro favore con Javi che va pronto a rimettere in gioco con le mani, palla all'indietro, Fresi molto mobile, il Ciolo ancora per Totò Fresi che avanza, palla in verticale per Ronaldo, c'è un anticipo ma irregolare di Paganin ai suoi danni, calcio di punizione che vediamo se ci va Djorkaeff, chi va a battere. Intanto primo piano per Renzo Olivieri in panchina, Fresi sul punto di battuta, Braschi invita i giocatori in barriera ad allontanarsi rispetto al punto in cui si erano fermati, tutto è pronto, ci sarà Ronny che tirerà dalla distanza ma anche Djorkaeff, vediamo, aspettiamo il fischio di Braschi che arriva in questo momento, parte Ronaldo, il suo tiro forte, c'è un piede di un difensore e c'è il secondo corner della partita. È rimasto a terra Torrisi che ha accusato un problema, lo aiutano a rialzarsi, forse ha preso una pallonata, vediamo se la regia ci supporta rimostrandoci quanto accaduto. Zoppica in maniera vistosa il capitano del Bologna, tutto è pronto per la battuta, Djorkaeff, palla dentro, Galante, è gol, è gol, è gol, è gol, Don Fabio la schiaccia saltando, è andato su al terzo anello a prendere quel pallone, andiamo a rivederlo, la schiacciata di testa di Fabio Galante che porta in vantaggio i ragazzi, porta in vantaggio i ragazzi al minuto 12, la prima conclusione in porta, il colpo di testa di Galante, perfetta la schiacciata e l'Inter è sopra di un gol. È andato veramente altissimo a prendere quel pallone schiacciandolo per terra e niente da fare per Brunner in quella circostanza. E allora la palla è recuperata con Ivanov, non ci arriva Djorkaeff, Marocchi avanza veloce lungo la laterale di sinistra, cerca il pallone sul palo lontano, Mezzano pulisce bene, poi Zanetti attaccato da Nervo, raddoppio di Baggio ancora per Mezzano che prova ad allargarsi sul disturbo di Baggio, Zanetti recupera, Simeone la mette lunga, imprecisa Torrisi, poi c'è un buon recupero di Totò Fresi al centrocampo, apertura sulla destra dove sale Olalla, Ronny chiama la palla a Djorkaeff là in fondo, Ronny la gioca corta su Simeone, Zanetti largo pronto a ricevere, eccolo qua ancora Mezzano, pallone per Zanetti, il Ciolo, Simeone trova la collaborazione di Ronaldo, Montblanc ai danni di Torrisi, gli fa uno scherzetto in mezzo alle gambe, Torrisi lo blocca fisicamente, continua a zoppicare, intanto il capitano del Bologna si riparte con questo calcio di punizione con ancora Ronny e Djorkaeff, questa volta
Ronny dice: cosa facciamo? Parlotta con DJ, gli toccherà il pallone per farlo tirare. Mettimela lì, dice. Guardate quanto è spelacchiato il manto erboso dall'area di Bologna. Chiediamo la distanza. Braschi invita ad allontanarsi Roberto Baggio. Parte Jorkef, Murat alla conclusione. Zanetti recupera lungo l'out di sinistra, lato corto, il cross, c'è l'intervento di Nervo, poi Jorka, il controllo elegantissimo, Magoni lo contrasta, DJ, palla dentro, Ciolono cerca di agganciare quel pallone ma se lo porta oltre la linea di fondo, per Brunner sarà lui. Intanto rivediamolo il gol, guardate come salta alto Fabio Galante che schiaccia un pallone, ma certezza di Alex Brunner che prima fa il movimento ad uscire, perde il senso della posizione della porta. Nervo, palla dentro per Baggio, irregolare il modo in cui Mezzano ostacola il numero 10 del Bologna. Calcio di punizione che Roby Baggio lascia nella esecuzione a Massimo Paganin, uno dei due Paganin, Antonio e Massimo, entrambi hanno vestito la maglia nera azzurra. Ci sono degli ex sparsi qua e là, rivediamolo ancora una volta. Sale altissimo e poi alla fine l'infortunio di Torrisi fa la differenza, perché avete visto che non riesce a saltare per contrastare i centimetri di Don Fabio. Palla recuperata, Galante contro Anderson di Muscolo, alla meglio il centravanti del Bologna, poi un'entrata di Simeone, fa giocare Braschi ma gli dice t'ho visto, poi c'è Paramatti con Jorkaev che gli tocca via il pallone, vuole la rimessa con le mani, dice di no l'assistente Zanforlin, palla rimessa in gioco, colpo di testa di Simeone che mette fuori, poi Mangone, Paganin appoggia esternamente per Nervo, palla in lungolinea per Anderson, si libera regolarmente di Galante, palla al centro, il velo di Roberto Baggio, si arrabbia con i compagni. E allora ripartiamo con Maurizio Ganz, attenzione che segna sempre lui, va, cerca il movimento e trova la collaborazione di Javi che avanza sulla laterale di sinistra. Quarto d'ora superato, 1-0 per noi. Mezzano, palla orizzontale per Fresi, Galante, Bergomi, il lancio lungo fuori gioco di Ganz, si ripartirà con una punizione per il Bologna. Rivediamo intanto il velo di Baggio che se la prende con i compagni, ancora un lancio a cercare Kolivanov, Ronny, Jorkef la mette rapida verso Ronaldo, troppo rapida però. Brunner e Paganin possono far ripartire l'azione per i padroni di casa che impostano con Oscar Magoni. Marocchi, palla di esterno a cercare Kenneth Anderson, cerca di saltare Galante, un po' ruvido, un po' lento nella manovra, alla fine un rimpallo favorisce Marocchi che cerca la profondità. Pagliuca recupera un pallone contrastato al numero 5 rossoblu e con le mani si rivà sulla riva di sinistra dove Zanetti riceve. Mezzano, Bergomi, palla per Fresi, palla in verticale per il Ciolo, buono il controllo, rinviene però con una certa rapidità Marocchi che gli porta via il pallone, poi sbaglia il più semplice dei passaggi su Paramatti. Sarà rimessa laterale a nostro favore, primo piano per Marocchi che ha fatto bene la parte del rubapalloni ma non è riuscito a dare pulizia nella manovra. Il Ciolo, torniamo in cronaca con il pallone su Totò Fresi, scappa Jorkef nello spazio libero, poi allarga sulla destra per la corsa di Taribo che la butta al centro, troppo profonda, Brunner aspetta al limite dell'area di rigore, Nervo si allunga il pallone e allora Zanetti lo costringe alla giocata sporca, poi Mezzano sbaglia l'appoggio, Baggio gioca un po' ovunque Roberto Baggio,
non proprio molto vicino ai due attaccanti, anche perché lì c'è un po' di intensità. Torrisi sembra che stia riprendendo dal infortunio di poco fa. Mangone lungo a cercare Kenneth Anderson, che di testa ovviamente l'appoggia per Kolivanov. Baramatti all'indietro per Marocchi, contrastato da Ganza, ancora per Kolivanov. Kolivanov, c'è un numero di Roberto Baggio sullo stretto e poi c'è un calcio di punizione perché deve andare per le vie brevi la nostra difesa. Andiamo a rivederla questa irregolarità. Intanto ancora una volta guardate come schiaccia Don Fabio il pallone, è pronto Baggio sulla, è una piastrella pericolosa questa. Pagliuca cerca di catturare l'attenzione del direttore di gara, mette una barriera con molta attenzione. Baggio guarda verso la porta, barriera abbondante con 5 uomini messi da Pagliuca. È pronta la rincorsa di Baggio, parte il destro, alto, alto, alto. Non è riuscito a far scendere quel pallone Roberto Baggio e quindi si può ripartire con una rimessa da fondo con Gianluca Pagliuca pronto a mettere giù e a mettere il pallone in profondità. Torrisi di testa, poi la testa di Marocchi, quella di Mezzano, quella di Magoni, poi il tentativo di controllo di Kenneth Anderson contrastato ma in maniera irregolare da Don Fabio. Calcio di punizione per il Bologna, 20° di gioco in questo momento. Palla lunga a cercare Kenneth Anderson, controlla, una palla che rimane lì, reclamano per un fallo di mano di Galante, ma noi andiamo in contropiede con Ganz. Palla centrale per Simeone, non riesce a far arrivare a Ronny un pallone che l'avrebbe posizionato in zona pericolo rosso per la difesa del Bologna. Marocchi, il fallo su di lui del Ciolo, fa giocare Braschi, nervo, avanza Oscar Magoni. Palla giocata al limite per Anderson che appoggia indietro ancora al centrocampista. Mangone verticale per Kolivanov, Weste gli tocca via la palla, la recupera alle sue spalle Galante, poi Fresi, Djorkaeff, Ganz tiene palla, attaccato da Kolivanov in ripiegamento, palla in out, rimessa con le mani a favore dei ragazzi sopra per una rete a zero per il gol al 12° di Fabio Galante, molto bravo ad andare in Ciro Cumuli a prendere quel pallone e addirittura a schiacciarlo di testa verso la porta di Brunner che viene beffato da questo rimbalzo. Buono Fresi, Daribo ancora per Totò, palla in avanti per il Ciolo, Fresi appoggia, una buona palla per Ronny che resiste a un intervento irregolare. Djorkaeff prova a metterla, Ganz, Paganini in diagonale, esce a chiudere, adesso deve gestirlo quel pallone e lo fa con un buon passaggio a Paramatti e riparte l'azione del Bologna con Giancarlo Marocchi. Magoni, ancora Marocchi, lo attaccano Djorkaeff e il Ciolo, palla esterna per Nervo, subito Zanetti in pressione, fallo fischiato a Mezzano su Roberto Baggio che rimane da terra e c'è il cartellino giallo per Mezzano, ammonito al minuto 22. Eccolo qua Luca Mezzano, primo ammonito dell'incontro per questa entrata su Roberto Baggio, rivediamola. Baggio va a fare una torsione per far scivolare via la palla, Mezzano non è in grado di andare su quel pallone, prende quindi nettamente il corpo di Baggio. Tanto Anderson, Galante calcia via, recupera Marocchi, poi il Ciolo, bisogna andare a tenere viva quella palla, ci prova Giorgio, aveva vantaggio Paganin, Nervo si allunga il pallone all'indietro, Magoni, Marocchi, buon fraseggio del Bologna, palla dentro con la chiusura del Ciolo, poi Marocchi che va a saltarsela con Fresi, Anderson, Kolivano viene dentro, secondo me si butta, l'arbitro dà la punizione.
ha cercato il controllo in profondità. Bene, in realtà Taribo lo va a contrastare con le gambe più che con la spalla, mandando per le terre Igor Kolivanov, che si va a riposizionare al centro dell'area di rigore. Attenzione, pericolosa la posizione da cui Baggio può battere verso la porta di Pagliuca. Attenzione, parte il cross morbido, Pagliuca in due tempi, bravo, ma non agguantata, va su altissimo a prendere quella palla accarezzata da Roberto Baggio. Batte lungo cercando una zona dove Ronny è in ritardo, Torrisi con il petto, Paganin, palla per Oscar Magoni. Magoni cambia con Baggio che si libera di un nostro giocatore, adesso cerca la profondità per Kolivanov. Guardate come si alzino pozze d'acqua quando, come in questo caso, Kolivanov va in scivolata a impattare sul manto erboso, già non bello, ma poi questa pioggia insistente non sta certamente aiutando a mantenere alta la qualità del prato del Dall'Ara. Nervo contro Zanetti, non si passa, non si passa, poi un intervento irregolare, arriva Mezzano che la butta il più lontano possibile. Brunner con le mani, subito pallone per Nervo e riparte l'azione con Torrisi, anzi era Paganin a sinistra a cercare Mangone. Mangone avanza, Ronny lo insegue, palla dentro, il velo di Marocchi. Kenneth Anderson cerca un numero che non è nel suo repertorio, l'ha visto fare tante volte in allenamento a Baggio, ha detto ci provo anch'io. Nervo cerca il cross dentro, attenzione che arriva solo Paramatti, qua usciamo con Fresi, Ganz attaccato, si rifugia all'indietro saggiamente su mano agguantata. Bergomi reclama il pallone ma Pagliuca preferisce calciare lungo. Si parlava degli ex, ovviamente un ex è Gianluca Pagliuca, bolognese proprio. Colivano, palla lenta per Marocchi, lo anticipa il Ciolo, DJ, saggezza, palla lunga a cercare Ronny, Ronny va veloce, cerca di andare, guadagna un calcio d'angolo, vediamo cosa dice, no, perché la palla carambola su Ronaldo. Questa è la decisione di Zanforlin e di Braschi. Intanto rivediamo la punizione. D'altra parte, quando hai giocatori con quei centimetri, aveva messo una gran palla Roberto Baggio proprio per favorire la capacità di andare alto da parte dell'attaccante svedese Antoce Kolivanov, che recupera il pallone contrastato da Galante, lo porta fuori aria, allora il tocco di Nervo col mancino, non è il suo piede, si vede Paramatti e Marocchi sul pallone, il cross di Marocchi, palla dentro, c'è il colpo di testa centrale da parte di Kenneth Anderson, bravo a salire alto, ha messo però un pallone che non è stato assolutamente problematico per Gianluca Pagliuca. Ronaldo, palla lunga a cercare Ganz, l'appoggio all'indietro e nessuno ha accompagnato la manovra, sono rimasti bassi sia Simeone che Giorca, e allora ripartono loro con Baggio, sempre 1-0 Inter, ci avviciniamo alla mezz'ora. Paganin, Nervo, Paganin, morbida a cercare Anderson, bravo a far sponda, a far correre Nervo che può andare al cross, Zanetti lo intercetta, gli porta via il pallone, adesso bisogna venire fuori, ce la fa Javi, molto bene lo zio, calcia lungo cercando Djorkaeff che di testa prolunga, ma c'è Torrisi e riparte il Bologna con questa palla dentro rimpallata dalla testa di Galante, poi Marocchi, Fresi, una carambola, favorisce l'incursione con Marocchi che va dentro e c'è il tocco di Manon agguantata che va a mettere in calcio d'angolo, aveva cercato il colpo sotto, occasione, vedete che cerca di piazzarla, deve allungarsi Pagliuca facendo una gran parata sul tentativo del numero 5 rossoblu. Kolivanov, palla a giro, la testa di un nerazzurro, poi Baggio ci prova,
dalla distanza. C'era Djorkaeff a coprire il palo alla destra. Rivediamolo ancora una volta la parata. Ah no, questo è il cross precedente con la girata di testa di Kenneth Anderson. Questa facile. Perdiamo palla, ripartono loro con Paramatti. Marocchi spinge il Bologna alla ricerca del pareggio. Fuori gioco di Colivano. Vediamo chi si può ripartire mentre la regia indugia. Tanto Simoni con molta flemma, con molta calma, gestisce dalla panchina un pallone troppo lungo. Inter comunque può amministrare il vantaggio, sempre alla ricerca del secondo, ma è il Bologna di Renzo Olivieri che sta facendo partita. Marocchi avanza e riceve Mangone. Cosa ha visto l'arbitro? C'è un'irregolarità ai danni di Taribo West, ferma tutto, commessa da Colivano, e quindi calcio di punizione battuta con Totò Fresi che porta il pallone a spasso sempre elegante. Fresi tiene palla, resiste, mette una buona palla dentro per Ganz, la sponda su Taribo, ancora Fresi, continua a gestire il pallone e lo tocca per Simeone. Djorkaeff, qualità nella manovra, palla limite per Rondi che cerca l'accelerata, l'arbitro dà il vantaggio ma perdiamo palla e ripartono loro con Nervo. Palla per Kenneth Anderson, protegge, prova ad andare dentro, la sovrapposizione di Nervo, c'è un contatto irregolare e c'è un cartellino giallo per Galante che entra nel taccuino di Braschi. Anzi, ah, viene qua dato Mezzano, ma il cartellino non è per lui. Annota il nome di Fabio Galante sul proprio taccuino, eccolo qua, il signor Braschi di Prato. E c'è un calcio di punizione per il Bologna con Baggio che chiede la distanza, ma quanti metri lo vuole? Pronto Baggio, palla dentro l'area di rigore, cade a terra Anderson, la palla è viva però, attenzione, tutti fermi, c'è il controcross, palla dentro, mancano il colpo di testa, poi Paramatti, l'uno contro uno con Fresi, palla ancora viva, attenzione, pronti ad andare al cross, impreciso, Ganz non ce la fa a saltare Magoni che gli porta via palla, prova ad andare dentro, inseguito ancora da Ganz, il tocco di Baggio, leggiadro per Marocchi, poi il colpo di testa di Kenneth Anderson che regala palla alla nostra difesa, ma è un Inter che sta facendo un po' fatica a gestire gli attacchi del Bologna che hanno impegnato in qualche occasione Pagliuca, ma che sono piuttosto veementi, molto muscolari nonostante la qualità e il piede di alcuni giocatori come Baggio, come lo stesso Colivanov. Taribo prova a metterla dentro ma è imprecisa la giocata. Colivanov, bravissimo il Ciolo ad anticipare, allora Ronny prova ad andare, attenzione Ronny, viene messo giù da Torrisi, dice di no, si è infilato in mezzo alla difesa del Bologna che mi sembra abbia, tanto Galante se la gioca con Kenneth Anderson e gli danno un calcio d'angolo, si imbufalisce Don Fabio. Intanto rivediamo l'occasione di prima con il colpo di testa che non trova lo specchio grande, c'è però il terzo corner della partita per il Bologna. Colivanov dall'angolo, parte la traiettoria a giro, allontaniamo, recupera Ronaldo che mette palla giù, sovrapposizione del Ciolo, vediamo se ne va da solo, scarica sull'argentino, il Ciolo attaccato da Baggio e da Magoni, rallenta ad arte, poi Mezzano, murata la sua giocata, l'anticipo di Bergomi fa giocare Braschi, pallone dentro pericoloso per Colivanov che prova a far scappare Anderson. Don Fabio, Don Fabio esce pulito
e poi c'è il fallo su di lui e c'è il calcio di punizione che ne segue a nostro favore. Primo piano per Fabio Galante. Rumoreggia, il pubblico non è d'accordo con questa decisione, ma mi sembra piuttosto netta l'irregolarità di Kolivanov. Palla dentro, imprecisa, Torrisi, recupera Baggio, il dai e vai con Magoni, palla dentro, pericolosa per Anderson che cerca il tiro, è un passaggio per Pagliuca, assolutamente impalpabile l'intensità di questa manovra. Hanno avuto di fatto solo un'occasione per pareggiare vera quando Marocchi si è presentato da posizione non facile contro Pagliuca cercando il colpo sotto. Ronny, palla larga per Ganz che tiene possesso appoggiando per la corrente Zanetti. Simeone, Djorkaeff cerca la veloce, chiude la difesa del Parma, poi Paramatti, Djorkaeff cade a terra, c'è contatto fra i due, l'arbitro ferma tutto per comandare calcio di punizione. Brunner chiede due uomini in barriera, un po' più in qua. Parte DJ, palla dentro, il colpo di testa di Anderson che allontana Galante. Sempre in agguato sulle palle inattive. Pallone di Zanetti per Fresi. Ancora lo zio, poco chiamato in causa fino a questo momento. Taribo allarga per Djorkaeff. Non si intende qua con Olalla. E allora ripartono loro con la percussione imprecisa di Mangone. Djorkaeff prova ad andare dentro, Mangone questa volta è più efficace nella giocata e possono ripartire con Marocchi che scappa veloce, inseguito da Zanetti. Marocchi arriva ai 30 metri, poi si lascia cadere, battono rapidamente ma ferma tutto Braschi comandando un calcio di punizione. Una decina di minuti alla fine del primo tempo. Tanto vediamo Marocchi, secondo me si proprio lascia andare in maniera clamorosa. Calcio di punizione che va a battere Torrisi. Vediamo, parte la traiettoria, dentro l'area di rigore c'è il testone di Taribo, poi Marocchi che anticipa Ganz, Paramatti che la mette dentro, Kolivanov che prova a girarsi, palla fuori, azione confusa, ancora Marocchi contro cross, manca la rovesciata Galante, poi c'è il tiro di Magoni, la palla va un paio di metri alla destra del palo della porta, difesa da Pagliuca. Primo piano per Oscar Magoni, non è riuscito a trovare il bersaglio grande, ha allargato un po' troppo la traiettoria, Pagliuca era libero, pronto al rilancio. Testa di Magoni, Fresi gestisce con eleganza il pallone, poi meno bene nel disimpegno in avanti, il Ciolo mette una pezza, palla buona per Ganz, entra in area, è solo, Ganz il tiro, e gol, il raddoppio dei ragazzi, assist per Maurizio Ganz che corre sotto il settore dei nostri tifosi per festeggiare il gol del 2-0, micidiale l'Inter, micidiali ragazzi fino a questo momento. E arriva il gol del raddoppio, brucia Alex Brunner con un piatto sinistro nell'angolo opposto, primo gol in campionato in questa stagione anche per Segna Semperlu, Maurizio Ganz, festa grande sugli spalti per i nostri tifosi che assistono a un match che stiamo conducendo per 2-0 e c'è ancora qualcosa da giocare in questa prima frazione. Kolivanov pericoloso, va dentro, il suo destro è alto sopra la porta, difesa da Pagliuca, ha cercato il tiro di forza,
non ha cercato la misura, la precisione del tiro, ma più che altro la potenza. Javi, palla per Mezzano, attaccato da Roberto Baggio, va lì indietro su Pagliuca. Pagliuca si allarga e col mancino calcia lungo lungo nella zona dove Paganin di testa rimette in avanti, poi Simeone, il colpo di testa di Djorkaeff, Torrisi può ripartire, tutti aspettano i gol di Ronaldo e per il momento i due gol contro il Brescia di Recoba, adesso Ganz e Fabio Galante sul taccuino. Paganin, nervo, cerca di infilarsi, Zanetti lo contrasta, il tocco su Marocchi, viene su di lui Fresi, palla in avanti West, bravissimo, poi ancora Marocchi a recuperare questo pallone, molto efficace le giocate del numero 5 del Bologna. Baggio, balla in mezzo alle gambe dei nostri, poi Djorkaeff, ruba palla Magoni, cerca di innescare Ronaldo con Mangone, bravo nella chiusura in diagonale, allora Magoni, nervo, subito la veloce in avanti per Baggio che fa sponda di prima. Nervo può andare al cross, palla al centro, aggancia Baggio, il tocco per Kolivanov, vede la porta, lo blocca Galante e ripartono loro con Paramatti, tocco in avanti con Galante che anticipa, poi Ganz, bravissimo Galante, Fresi, usciamo palla al piede, lancio lungo per Ronaldo, Paganin gli regala il pallone, Ronny se ne va da solo, attenzione, ha messo la freccia, fallaccio, brutto fallo su Ronny che ha messo la freccia e è andato via dritto per dritto e c'è un cartellino giallo, penso per Mangone, è lui che sgambetta Ronaldo che aveva trovato il varco. E qua Ganz, Ronaldo e Djorkaeff che se la raccontano, sono sul punto, ci potrebbe essere il mancino di Maurizio Ganz per cercare di trovare la via del terzo gol. C'è anche Djorkaeff con il destro mentre va a dire qualcosa ai due Fresi, vediamo se tira Ganz o Djorkaeff. Parte Ganz, palla a giro, Brunner deve andare in allungo per evitare il terzo gol su questo bel calcio di punizione di Ganz. Si riparte quindi con il terzo tiro dall'angolo, sempre DJ pronto a battere Inter dagli spalti, un Inter che sta vincendo e convincendo, quella vista nella prima frazione, parte il calcio d'angolo, oh là là, c'è un fallo, ferma tutto Braschi comandando un'irregolarità per il modo in cui West è saltato appoggiandosi su Giancarlo Marocchi, punizione battuta con il pallone all'indietro ancora per il portiere, no, c'è Mangone che calcia lungo lungo nella zona in cui arriva a gestire la sfera Kenneth Anderson, poi la verticale di Magoni imprecisa, Mezzano, Simeone, Fresi, palla per Ronny, porta su inseguito da Kolivanov, viene per linee interne, trova la collaborazione di Ganz che appoggia indietro per il Ciolo, arriva Javi, Zanetti tiene palla, tocca l'indietro per Luca Mezzano, ancora sullo stretto Zanetti, Mezzano, movimento ad andare dietro del Ciolo che commette fallo ai danni di Paganin, calcio di punizione in favore del Bologna. Torrisi, minuti finali del primo tempo, 3 più recupero, palla che viene giocata da Marocchi in verticale a trovare Kenneth Anderson, Baggio accanto a lui, lo svedese prova ad andare da solo, salta Galante, palla in verticale per l'uomo invisibile, c'è Olala, Taribo, DJ, ripartiamo, viene incontro Fresi ad aiutare il compagno, c'è anche Bergomi, Djorkaeff gioca corto su Fresi che fa correre il pallone ancora per DJ che scappa lungo l'out di destra, cerca di andare dentro, il tocco di Ganz ancora per Djorkaeff, troppo lungo, Brunner esce sui piedi del nerazzurro, Paramatti, Mangone, tocca su Magoni, palla per Baggio all'indietro per Massimo Paganin, palla dentro per Kenneth Anderson, uno contro uno con Galante,
cerca il taglio, cade a terra e l'arbitro comanda un calcio di punizione dal limite per il Bologna per il fallo di Bergomi su Kolivanov, da rivedere. Vediamo dove si mette la barriera, forse di West il fallo, vediamo. Sicuramente irregolare il contatto fuori dall'area, bisogna metterla lì, e lì Baggio, attenzione, pericolosissima, però potrebbe esserci anche la conclusione di potenza del numero 19 Kenneth Anderson. Attenzione, Pagliuca sta mettendo con misura, vanno a fare disturbo Paramatti e Paganini in barriera. Vedete che Kenneth Anderson sembra intenzionato ad andare a battere, poi si defila, c'è Baggio, il tiro e il gol. Grandissimo gol di Roberto Baggio, che riapre il match con una punizione spettacolare. Ha messo una palla col telecomando, non l'ha neanche vista partire, non l'ha nemmeno vista partire Pagliuca. Ha messo un pallone, guardate, sopra la barriera tra le teste dei nostri due giocatori. Niente da fare per Pagliuca. Si riapre il match con questo gran gol di Roberto Baggio su calcio di punizione. Quando manca un minuto alla fine della prima frazione si riapre la partita, sempre in vantaggio per noi, ma ovviamente il morale cresce fra le file dei padroni di casa, che provano a riscappare via con nervo. Ultima azione, e Kolivanov che va in girata con Marocchi che si arrabbia perché arrivava tutto solo in buona posizione. E allora proprio sul finale della prima frazione è arrivato questo gol di Roberto Baggio, che ha riaperto il match e manderà le squadre ai box per un secondo tempo ancora tutto da giocare. Lo 0-2 ovviamente era il risultato che ci piaceva un po' di più. Intanto un minuto di recupero concesso, quindi andremo avanti ancora qualche secondo con il gioco che viene rimesso in movimento da Fresi. Accanto a lui c'è Mezzano, viene incontro Simeone. Palla allontanata di testa, recuperata da Kolivanov che cerca la giocata rapida su Anderson. Bergomi in vantaggio sullo svedese, la tocca per Pagliuca. Palla lunga all'indietro, guarda il cronometro Braschi, palla che rimane strozzata tra Paganin e Djorkaeff, recuperata da Roberto Baggio. Baggio si ferma e appoggia il pallone per Magoni. Baggio, Djorkaeff gli porta via il pallone, scampoli finali, Magoni commette fallo, fa giocare il direttore di gara con Mezzano, Zanetti. Inter che gestisce questi scampoli finali, perché questo è il momento in cui c'è l'entusiasmo nel cuore dei giocatori bolognesi dopo aver riaperto il match, ed è questo quello che bisogna fare, cercare di addormentare fino ad andare a prendere un tè caldo che sarà quanto mai gradito per i ragazzi. Palla lunga, buono il movimento del Ciolo per Ganz, l'arbitro ferma tutto e dice che basta così, finisce il primo tempo con il parziale di Inter 2, Bologna 1. Galante al minuto 12, Ganz al 38esimo, e poi una gran punizione di Roberto Baggio sui titoli di coda del primo tempo. Per noi una pausa, torniamo per il secondo tempo di Bologna-Inter. Nuovamente collegati per il secondo tempo di Bologna-Inter, si riparte dal 2-1 per i ragazzi dopo la prima frazione per i gol di Galante, Ganz e il gol di Roberto Baggio, che va ad abbracciarsi e a salutare Gigi Simoni. Vediamo Braschi che sta contando i giocatori nerazzurri. Ricapitoliamo le formazioni perché non mi sembra di aver assistito dei cambi, quindi Pagliuca in porta, West, Bergami, Galante, Mezzano in difesa, Fresi, Simeone, Zanetti a centrocampo con Djorkaeff a supporto di Ganz e Ronaldo.
per quanto riguarda il Bologna. Brunner è il portiere, Pagani, Torrisi, Mangone i tre difensori, Nervo e Paramatti i due laterali, Magoni, Marocchi i centrocampisti, Baggio a supporto di Kolivanov e Kenneth Anderson. Si inizia la ripresa con Bergomi, palla lunga a cercare Ronaldo, Torrisi, zoppica ancora il capitano del Bologna, lo vediamo in questo momento in maniera piuttosto evidente, ma stringe i denti il numero 27 rosso-blu. Palla dentro, Bologna che ha chiuso la prima frazione trovando con una magia di Roberto Baggio su punizione il gol che ha riaperto il match. Kolivanov, scusate, cerca di andare al cross, palla fuori, Marocchi, attenzione, palla dentro l'area imprecisa, allontana la nostra difesa, Magoni recupera il pallone lungo l'out di destra, pronto il pallone dentro, impreciso, impreciso è anche l'appoggio di Fresi, Ronny e Djorkaeff con un pizzico di fortuna e Ganz fanno ripartire l'azione, troppo lunga la giocata ma DJ tiene palla viva, su di lui Paramatti, Mangone cerca di inventare una magia, viene dentro, resiste a un colpo irregolare, palla fuori per Fresi che cambia lungo sulla laterale per Javi, su di lui Baggio, palla giocata da Simeone, Mezzano, Simeone, ancora Zanetti, palla per Fresi che cerca l'infilata per Mezzano che ha un contatto con Paganini, non è irregolare, allora riparte il Bologna con Magoni, palla larga, il colpo di tacco di Kolivanov, trova la collaborazione in Marocchi, Marocchi cerca di dare profondità per lo scatto di Paramatti, lo insegue Ganz che va a chiudere il pallone e sarà calcio d'angolo. Primo corner della ripresa per il Bologna, quarto nel conteggio generale. E quindi calcio di punizione che va a battere, scusatemi, calcio da bandierina che va a battere da destra, il primo da destra, e lì palla a entrare, ci va Roberto Baggio. Attenzione. Rincorsa lunga, parte la traiettoria ben calibrata, Pagliuca toglie dalla testa di Paramatti il pallone, poi il rilancio di Bergomi, palla che va in out, rimessa con le mani offensiva per i padroni di casa, primo piano per lo zio. Rivediamo la traiettoria arcuata e l'uscita con i pugni di Gianluca Pagliuca. Zanetti se la va a contendere, subisce fallo da parte di Nervo, punizione per noi, protesta il numero 7, non sembra molto convinto neanche Olivieri, e allora ripartiamo con un buon appoggio di Mezzano che non trova però nessun giocatore nerazzurro pronto a ricevere, Paramatti, Marocchi cerca la verticale per Kenneth Anderson, lo svedese va l'uno contro uno con Bergomi, cerca di trovare con un dribbling spazio, un po' rugginosa questa giocata, palla che rimane dentro l'area, Kolivanov, il cross pericoloso, poi esce sui piedi di Baggio ma non agguantata, recuperando un pallone, un tiro sbagliato stava diventando un assist perfetto, e allora quando siamo solo al terzo minuto, un pericolo scampato, gara che si annuncia lunga, Nervo tocca l'indietro per Mangoni, Paganini accanto a lui, c'è la battuta lunga di Torrisi a cercare Kenneth Anderson, DJ anticipa e mette in movimento Mezzano che sbaglia ma c'è un fallo su Ganz, dice di no Braschi, e allora ripartono loro con il tocco al limite per Kolivanov che carica il sinistro, la respinta a pugni di Pagliuca agita e infiamma il Dallara, poi qua c'è un tentativo ancora pericoloso con Kolivanov, palla viva, Taribo, Kolivanov prova ad andare, Taribo di spalla lo manda, protegge il pallone, non c'è nulla in questa azione, e allora si ripartirà con una rimessa da fondo per Pagliuca, pronto a rilanciare
Pagliuca, palla in zona Simeone, mette giù Javi, Zanetti appoggia per Djorkaeff che la serve di prima per Ronny. Djorkaeff, vediamo, trova la corsia per Ganz, protegge il pallone ancora DJ, il Ciolo, siamo al limite, attenzione, cerca di trovare il varco chiuso, e allora Zanetti, mezzano, pallone per Fresi, Fresi per Djorkaeff, parte palla al piede, Ronny chiama la palla in mezzo lì, cerca di servire con un pallone colpito di esterno dalla parte opposta, Ganz non ci riesce, allora Fresi all'indietro per Pagliuca che gli riappoggia la sfera. Ripartiamo con l'impostazione di Totò, Fresi potrebbe giocarla, vediamo dove, ancora su Pagliuca, con Olivieri che invita i suoi a salire, a pressare un po' di più, batte lungo Pagliuca, Ganz si libera di Paramatti con una buona finta, adesso ancora Paramatti rinviene su di lui, rientra col mancino, tocca con la punta per la corsa di Djorkaeff, il filtrante, Ronny, salta Paganin, Ronny, Ronny! E che gol! Inter in terzo gol! La genialità di Ronaldo che riceve una palla, fa un numero da mal di testa, Paganin ancora lo sta cercando e poi col sinistro brucia sul primo palo Brunner. Terzo gol, rimette la freccia la formazione nerazzurra che al minuto 6 va con Ronaldo al primo gol in campionato. Vediamo la palla di Djorkaeff, lui qua fa una magia con una rotazione su se stesso velocissima, Paganin non può farci niente, vedete che va a vuoto e poi col sinistro accarezza il pallone spiazzando addirittura Brunner. E allora Bologna 1 Inter 3, c'è la zampata di Ronaldo, palla dentro, Bergomi, Pagliuca non l'appoggia ma la calcia lunga nella zona in cui Djorkaeff è anticipato in out dal colpo di testa di Magoni. E dai Ronaldo, facci un gol, cantano i nostri ragazzi in curva. Fresi, palla all'indietro per Pagliuca, adesso il 3-1 è da amministrare, da gestire, portiamocelo avanti questo doppio vantaggio meritatissimo, direi, la quantità di opportunità create lo giustifica. Palla lunga di Mangone per Kenneth Anderson, l'anticipo di Taribo su Kolivanov, Galante ruba palla, poi Fresi per West, DJ gestisce il pallone toccandolo ancora per Taribo, imprecisa la giocata, ma Djorkaeff e Simeone ballano in mezzo al centrocampo rossoblu, bellissima l'apertura per Zanetti che entra in area dalla sinistra, poi viene dentro, cerca il destro, tutto da rifare, tutto bene tranne la finalizzazione. Guardiamolo da qua, op! È facilissimo visto così, è facilissimo visto così, è uno scherzetto visto così fare quel movimento, fatelo voi. 3-1 Torrisi, palla di Magoni, Magoni per Baggio che gioca male, Ronny che riparte, campo aperto, Paganin, attenzione ancora Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo! Brunner in calcio d'angolo, da solo ha seminato il panico Ronny. Inter vicina al quarto gol, imprendibile per i difensori, poi cerca il palo lontano, Brunner riesce con una certa difficoltà a smanacciare in angolo questo pallone, primo piano più che meritato per Ronaldo, DJ parte la traiettoria, esce lungo il percorso e quindi si riparte con una rimessa da fondo per il portiere Brunner e ripartono con Mangone, Marocchi, Inter dagli spalti, palla in avanti per Kenneth Anderson, Galante, Fresi riescono ad averla meglio del bomber svedese,
E allora è Fresi che riporta su il pallone. Simeone, palla giocata su Mezzano, la mette lunga in corsia per la corsa di Zanetti, se la va a giocare con nervo, prova a guadagnare in fondo, il cross di esterno non trova compagni dentro l'area di rigore, allora Paramatti vince il duello con Ganzi, commette fallo dal vantaggio l'arbitro. Marocchi, Magone, Marocchi, riparte il Bologna con questa apertura sulla laterale per Kolivanov, chiuso da Taribo, che può rimettere in gioco subito su Salvatore Fresi. Fra poco inizieranno le sostituzioni da parte dei due tecnici, c'è un anticipo su Ronny Torrisi, Djorkaeff va a disturbare, palla lunga, l'anticipo di Galante su Kenneth Anderson, sarà rimessa per il Bologna. Vediamo Mezzano che se la va a giocare con Baggio che deve girarsi, lo chiude, evita il calcio d'angolo, palla recuperata però da Nervo che la butta verso il centro dell'area dove c'è la sponda tentata da Anderson. Kolivanov cerca di andare, Taribo bravissimo, ancora Kolivanov tiene palla, la tocca fuori per Kenneth Anderson, cerca il dai, vai Kolivanov, pericolo, Paramatti, l'intervento di Taribo e l'abito dal calcio di rigore. Calcio di rigore per il Bologna per fallo su Paramatti, protestano i nostri, vediamo, stanno facendo capannello, c'è scattata anche un cartellino giallo, non ho visto a favore di chi, rivediamo qua Paramatti, sì, gli prende proprio secco il piede Taribo. Non ci sono dubbi sulla entrata irregolare, è lui che viene ammonito per questo fallo. Fresi va a dire qualcosa a Taribone che entra sul taccuino degli ammoniti. Al minuto 12 allora ci sarà ancora Roberto Baggio dal dischetto contro Pagliuca, continuano le proteste, Marocchi invita tutti quanti ad andare, il Ciolo vuole disturbare Baggio che non molla il pallone un secondo, sapendo che poi vanno a fargli gli scherzetti sul dischetto i giocatori nerazzurri. Ora appoggia il pallone lì, vediamo, 3-1 Inter, ma rigore per il Bologna sul dischetto Roberto Baggio, autore già del gol su punizione al 45esimo. La rincorsa di Baggio, parte il tiro, spiazzato Pagliuca e ritorna soltanto uno il vantaggio dei ragazzi sul Bologna con il gol su calcio di rigore. Baggio, vedete che aspetta il movimento di Pagliuca e mette alle spalle di Manone agguantata. Si riapre il match e sarà una gara sofferta fino all'ultimo, perché anche se con due palle inattive il Bologna è riuscito comunque a tenere aperta fino a questo momento una gara che onestamente stiamo gestendo con una certa tranquillità. Intanto qua perdiamo palla con Fresi, ripartono ancora i rossoblu con Kenneth Anderson, Marocchi, buona l'apertura per Kolivanov che avanza dalla sinistra, il cross al centro, Zanetti allontana questo pallone su cui Ronny viene anticipato da Paganin, c'è un fuorigioco di rientro sbandierato e quindi c'è un calcio di punizione a favore dei padroni di casa. E ovviamente si è complicato tutto con questo calcio di rigore, l'entrata onestamente un po' scomposta di Taribo, prende il piede secco di Paramatti. Non avrebbe fatto granché probabilmente, era una palla che scivolava veloce, difficile probabilmente anche per Paramatti da andare a gestire. Taribo contro Kolivanov prova a passargli dietro, allora West scappa palla al piede portandosi però il pallone direttamente in out.
palla rimessa in gioco, il cross, la testa del Ciolo che allontana, poi Kolivanov la tiene dentro l'area con Bergomi che lo mette fuori, il cross al centro di Marocchi che prova a controllare questo pallone, Ganz resiste, tiene palla, vediamo cosa riesce a fare da lì. Si guadagna un calcio di punizione di mestiere puro commesso da Kolivanov che protesta, eccolo qua Maurizio Ganz, autore del secondo gol dell'Inter. Qua vediamo tutto il suo mestiere, ma c'è la cintura netta di Kolivanov ai suoi danni. E quindi quarto d'ora di gara, Inter 3 Bologna 2, ha riaperto poco fa sul rigore Roberto Baggio. DJ, palla per Zanetti, chiuso, classica virgola, va a spasso, salta due o tre avversari, Nervo lo butta giù senza ritegno, dice tutto normale Braschi, allora scatta loro in contropiede, Don Fabio pulito l'anticipo, allora ancora palla per DJ, va all'uno contro uno, Giorca e fa attenzione, porta a spasso tutto il centrocampo del Bologna prima di appoggiare sulla corsa di Taribo che avanza, prova ad andare da solo, potrebbe toccarla su Ganz, palla sul mancino, cross imperfetto, un passaggio a Magoni che poi sbaglia a sua volta, Giorca e fa attenzione, palla morbida, Torrisi di testa, rimpalla Fresi, l'Inter ha preso la metà campo del Bologna, palla per Mezzano, Xavi chiama il dai e vai al Ciolo, Simeone che appoggia il pallone orizzontalmente per lo zio, pallone ancora da West per il Ciolo, Simeone per Zanetti, chiama la palla Ronny, non ha avuto molti palloni Ronny, ma quando ha avuto una palla giocata veloce ha saputo come far del male la retroguardia del Bologna. DJ, eccolo qua Ronny, cerca il dai e vai, arriva come una furia Paramatti a pulire l'area di rigore, palla che esce in questo momento e sarà quindi una rimessa con le mani da effettuare qua sulla, sotto la panchina di Gigi Simoni. Decisiva la diagonale di Paramatti, si riparte quindi con un'irregolarità fischiata da Braschi a Marocchi, calcio di punizione con Totò Fresi pronto a battere. Mezzano, Zanetti parte, palla al piede, salta un paio di uomini, la gioca sul Ciolo, cerca, un po' ambiziosa questa giocata dai 30 metri, Brunner è pronto a far ripartire l'azione, pallone che viene servito adesso da Paganina, Lineto, Torrisi, Mangone, Marocchi, due interditori che devono anche costruire questa la situazione di Marocchi e Magoni, tanto Anderson guadagna il fondo mettendo oltre la linea di fondo campo questo tentativo di cross improbabile da quella posizione, riuscire a metterla in mezzo, era un po' sbilanciato anche con il corpo per riuscire a crossare il pallone verso l'interno dell'area di rigore, questa era forse la sua intenzione. Pagliuca, palla in una zona dove non ci sono casacche bianche, ma c'è Paramatti che ha uno stop all'Anastasi e quindi palla in out con le mani di Totò Fresi, Ronny perde il controllo del pallone, Torrisi prova a calciare in una zona dove c'è Anderson ma è in fuorigioco, ma è anche imprecisa la giocata, penso che si ripartirà semplicemente con una rimessa con le mani, non con un calcio di punizione. Forza ragazzi, si fanno sentire i nostri tifosi, palla che giostra Totò Fresi, cambia tutto sulla destra, male per West, male anche Paramatti che rischia di perdere questo pallone che poi butta addosso uno dei nostri, con Giorkaeff che si arrabbia con Fresi per questa giocata imprecisa che è costata il possesso palla, e allora il lancio di Mangone a cercare da qualche parte un compagno, Nervo la mette giù, tocca all'indietro per Paganin,
Magoni, attaccato da Zanetti che gli porta via palla. Djorkaeff per Ronaldo, cerca di infilarsi, attenzione Ronny, perde l'attimo, una carambola fortunosa favorisce la difesa del Bologna che prova a ripartire con Marocchi, inseguito da Fresi, la gamba rapida del numero 5 la mette dentro per il controllo di Baggio. Baggio attaccato da Mezzano, lo contrasta ancora Baggio, perde palla per l'intervento rapido di West, ma se la va a riprendere. Poi ancora West di muscolo, prova ad andarsene, inseguito da Magoni che lo arpiona. Tutto normale, dice Braschi. Allora Marocchi, palla lunga, Kenneth Anderson, Bergomi lo anticipa, poi Djorkaeff fa tartarughina, Baggio, palla lunga, Simeone scappa via, palla al piede, grande palla per Djorkaeff, c'è Ganz solo al centro, il pallonetto di DJ e gol, 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 la magia del DJ nerazzurro e rimettiamo le cose a posto. Ha visto Brunner fuori e con un pallonetto bellissimo mette alle spalle dell'estremo difensore del Bologna al numero minuto 21. Andiamo sul 4-2. Grandissimo gol di DJ Djorkaeff, ma grandissima azione che ha messo in condizione DJ di presentarsi al limite dell'area. Vedete che vede Brunner fuori e lo gioca con questo colpo sotto. Aveva anche l'opzione di poter servire Ronaldo Ganz tutti soli in un 3 contro 1 che non poteva che concludersi con il gol. E allora Bologna 2, Inter 4, magia di DJ Djorkaeff, magia del DJ nerazzurro. E adesso mi piace di più il risultato, ma cerchiamo di non far riaprire il match ancora una volta ai rossoblù che già, ripeto, anche se fortuitamente per due volte sono riusciti a rimettere in piedi la gara. Djorkaeff, palla dentro per Ganz, Torrisi sulla verticale, Brunner e ripartono con Paramatti, aveva messo una palla interessante in verticale ma ha capito e ha chiuso Stefano Torrisi. Allora palla rilanciata, forse fuori gioco, no, di Kenneth Anderson, altezza di bandierina, lo contrasta Javi, cross al centro, West di testa mette fuori, Djorkaeff protegge il pallone, lo giostra in avanti su Ronny che se ne può andare a campo aperto, attenzione, questa volta il tentativo di dribbling viene murato dalla difesa rossoblu con Marocchi, palla in verticale, cerca il numero Baggio, palla che scivola oltre la linea di fondo ben protetta dallo sguardo di Gianluca Pagliuca. Pronto al rilancio Pagliuca, 300ª gara in Serie A per lui quest'oggi. Ronny di testa, non ci può arrivare Ganz, Torrisi, ancora zoppica, ma continua Olivieri a tenere lì il suo capitano in campo, nervo. Non ci arriva Baggio che manca l'impatto col pallone, allora Fresi, Mezzano, Simeone, Fresi, Bergomi, lo zio per Don Fabio. Ancora Fresi, apertura per Tarivo, adesso Inter che cerca di far del possesso palla intelligente, poi Fresi sbaglia tutto, Mangone, Marocchi riporta su la manovra con un tocco in profondità, Galante bravo nell'anticipo, si riparte rapidi con Djorkaeff che accelera, tocca per Galante, puntata di Don Fabio, palla allontanata, poi Simeone di muscolo insieme a Galante e Zanetti vanno a prendersi quel pallone. Simeone ha preso un colpo nell'azione di prima, però è andato a lottare fino a gestire il pallone, poi si è lasciato andare, però ha già ripreso la sua posizione. Pronto il primo cambio nel Bologna, sembra sia Pavone il giocatore pronto ad entrare, vediamo, forse entrerà al posto di Torrisi. Ipotizziamo che siamo ad aver intuito che non ce la faccia proprio più. Chieno salta rosso nero anche a casa DJ. Sovrapposizione di Taribo. Oh là là, Taribo.
cerca di andare, gioco di gambe, Marocchi a chiuderlo, e da lì cosa facciamo? Prova a guadagnare il fondo e la palla se la porta oltre la linea bianca, guadagnandosi però un buon calcio d'angolo. Bravo Taribo, è il quarto primo della ripresa a favore dei ragazzi. Vediamo se c'è ora il cambio. Io lo farei adesso, anche se non si cambia mai su una palla inattiva, perché Torrisi, ed eccolo qua che lascia proprio nel primo tempo. E allora fuori il numero 27 Torrisi. Dovrebbe essere Pavone ad entrare al suo posto. Capitano del Bologna ha lasciato la fascia, vediamo a chi entra, proprio Pavone con la maglia numero 23. E poi anche un altro cambio, fuori anche Magoni e dentro Brambilla. Fuori Magoni e dentro il giovane Brambilla, centrocampista metronomo. Corner battuto, Galante ancora una volta fa un altro scherzetto. Ranni, fuori gioco di Ronaldo, quindi calcio di punizione, subito battuta. Praticamente non cambia niente, Baggio, pericolosa, palla per Nervo, Bergomi all'uno contro uno, Nervo, Bergomi, lo zio che è uscita, poi c'è un fallo, dice di no per l'entrata di Pavone. S'arrabbia Olivieri. Grande chiusura dello zio nell'uno contro uno con Claudio Nervo. Poi azione, attenzione, due palloni in campo. Allora ferma tutto Braschi. La rimessa affidata al nuovo entrato Pavone, con Mangone che va a fare il centrale. Anderson prolunga, Galante mette fuori, poi Marocchi, Pagliuca, con calma. Minuti di gioco, ne mancano ancora tanti, siamo solo al 27esimo con i ragazzi in vantaggio per 4-2. Addormentare il match adesso. Inter che con questa vittoria andrebbe a punteggio pieno, rimarrebbe a punteggio pieno al comando della classifica, dove si trovava in condominio con Fiorentina, Roma, Atalanta, Lazio, Sampdoria, Parma e Juventus. Avevano tutte vinto la gara di esordio, con un punto c'erano Piacenza e Milan che avevano pareggiato, e poi a quota zero tutte le altre: Udinese, Empoli, Lecce, Brescia, Napoli, Vicenza, Bari, e a questo punto il Bologna che rimarrebbe all'ultimo posto con 0 punti dopo 2 giornate. Ma c'è ancora tanto da giocare, calma ragazzi. Fresi attaccato da Marocchi, gioca il pallone orizzontale su Mezzano, all'indietro per Bergomi, Simeone, palla dentro per Ronaldo, Simeone, olè olè dagli spalti. Ah, che brutto fallo di Pavone su Ronny, che brutto fallo. Voglio una mariglia qua Braschi, voglio un cartellino. Va a chiedere scusa a Bergomi, che lo redarguisce brutto, dà una pacca anche a Ronaldo. È appena entrato Pavone, si prende il cartellino per questa doppia brutta entrata, perché gli va col piede sul collo, sulla caviglia, e poi intanto Braschi va a prendersela con Taribo. Calcio di punizione in favore dei ragazzi. West è pronto a battere, vediamo. Parte la traiettoria lunga a cercare qualcuno che non c'è, Paganin, colpo di testa di Brambilla. Fresi tiene palla, Baggio al contrasto, il tocco su Mezzano per Zanetti, ancora Mezzano, cerca la veloce per Fresi che riesce a intercettare il pallone, Paganini in vantaggio, poi Mangone controlla e appoggia in avanti per Marocchi, cambia lungo per Pavone,
Pavone prova ad andare al cross da quella posizione, è un regalo alla nostra difesa con Don Fabio che appoggia per Pagliuca, pronti a ripartire ancora una volta. Vediamo la battuta lunga di Gianluca Pagliuca nella zona di Ganz, la testa è quella di Mangone, poi Brambilla, Paganin, Brambilla protegge il pallone, poi scambia con Nervo, ancora Paganin, Mangone, palla morbida in avanti a cercare Kenneth Anderson che in due tempi prova a gestire il pallone, poi svirgola in modo Mezzano, Galante, Fresi cerca il lancio per Ganz, intercettato, non ce la fa tenerla viva Pavone, quindi sarà rimessa con le mani a nostro vantaggio, ma c'è un cambio in arrivo e allora vediamo, esce il numero 5 Marocchi, Marocchi, vediamo e allora fuori Marocchi e dentro Igor Shalimov e allora ecco Shalimov, maglia numero 14, mentre in casa Inter fuori Maurizio Ganz e dentro Checco Moriero, tutto questo quando è passato da un minuto la mezz'ora. Tatticamente non cambia granché, Ganz giocava largo a destra, lì ci va Checco Moriero in questo momento, Schuschein pronto a entrare subito in partita con la palla all'indietro per Brunner che allarga per Nervo, si abbassa, riceve in posta su Shalimov, pallone portato avanti da Brambilla, Pavone, ancora Mangone per Igor Shalimov, pallone in avanti, Kenneth Anderson ha un controllo un po' ruvido, poi ancora Shalimov che cerca di disturbare un Djorkaeff che è efficace nel mantenere il possesso palla, poi Moriero sbaglia l'appoggio e allora possono ripartire loro con Kolivanov, Rasotera, la palla per Kenneth Anderson, Kenneth Anderson attenzione, tenta il tiro, è un passaggiaccio, brutta giocata. Si riparte, rivediamo il tentativo senza né arte né parte, diciamola così. E allora ripartiamo con il Ciolo che balla in mezzo al centrocampo, poi il recupero di Paramatti. Paramatti palla dentro, imprecisa la giocata. Anche Shalimov è uno degli ex della partita. Qualche anno fa, tre stagioni in maglia nerazzurra e adesso al Bologna, Simeone, palla per Zanetti, Mezzano, vediamo cosa inventa, inseguito da Baggio che ha preso la fascia di capitano dopo l'uscita di Torrisi, poi si allunga troppo il pallone, l'uno contro uno con Nervo, scuola toro per Luca Mezzano che rientra nei ranghi, si riparte con Baggio che non riesce a tenere vivo questo pallone che gli sta appoggiato non certo con la qualità del suo piede, e allora ripartono i ragazzi con Zanetti, appoggia indietro l'Inter che adesso deve gestire la partita arrivando al 90esimo forte del doppio vantaggio frutto del gol di Galante, raddoppio di Ganz, poi la punizione di Baggio che ha riaperto le danze, il grandissimo gol di Ronaldo, primo gol del fenomeno del nostro campionato per il 3-1 in apertura di ripresa, poi ancora Baggio sul calcio di rigore poco e poi l'altra perla della giornata con la carezza di Djorkaeff che con un colpo sotto beffa Brunner, altro cambio in casa Inter, dentro il postino Coe al posto di Fresi,
po' di forza fresca al centro del campo quando mancano 10 minuti alla fine. Attenzione, la palla a fondo, già fatti tre cambi per il Bologna con Pavone per Torrisi, Shalimov al posto di Marocchi e Brambilla per Magoni. Vediamo questo calcio d'angolo, scambiano corto, poi c'è un disturbo di Ronaldo, Baggio, palla fuori, ancora ci provano con un tocco, il tiro di Nervo se non sbaglio è centrale, non è difficile per Manuela Guazzata recuperare il pallone, no, era Paganin che è andato al colpo. E allora Simeone, Djorkaeff, palla per Schuschein, se ne va che Comoriero, si ferma, si gira, scarica su Ronny che parte dalla destra, gestisce il pallone, cerca di passare là in mezzo, Brambilla lo disturba, protegge il pallone appoggiando all'indietro Taribo, oh là là Taribo, bravissimo Simeone per Coè, ancora il Ciolo, arriva prima Mezzano, cambia lungo, male il pallone, Pavone di testa. E allora palla rimessa in movimento con Nervo, cerca la profondità su Kenneth Anderson, Galante non va troppo per il sottile, palla in tribuna di Don Fabio, rimessa laterale per il rossoblù, otto minuti segnalano, intanto avete visto in panca il Cino Recoba ancora in tuta suoi, attenzione Shalimov da dimenticare questa conclusione, suoi gol che hanno liquidato la pratica Brescia non senza qualche difficoltà all'esordio in campionato. Intanto rivediamo il sinistro di Igor Shalimov, altissimo e pronto Pagliuca a rilanciare, palla che se ne va nella zona dove Ronny prova a scappare più che altro per disturbare l'azione dei Felsine, i Brunner, Paramatti, fa lui il centrale fra i tre, Mangone è rimasto a sinistra, Paganin a destra dopo l'uscita di Torrisi con l'ingresso di Pavone che ha preso il posto di laterale di, rispetto a Paramatti, Paganin calcio. Calcio a lungo, Paganin cercando la testa di Kenneth Anderson, è un po' uno schema, ma d'altra parte quando è un giocatore con la forza fisica, l'elevazione in centimetri dello svedese, ci sta di provare a cercare l'appoggio su di lui per una spizzata o qualcos'altro. Intanto cambio in arrivo, fuori Djorkaeff che esce fra gli applausi, specialmente dopo aver fatto un gol spettacolare, ed eccolo qua il Cino Recoba, capocannoniere nerazzurro fino a questo momento con due gol all'attivo, per lui ci saranno gli ultimi otto minuti, più recupero, Ronny scappa veloce sulla destra, pronto ad entrare in area, cerca il diagonale ma non trova lo specchio grande, ma ha una rapidità, palla al piede, impressionante da ripetere, la battuta pallone recuperato prima che uscisse Paganin, Brambilla, pallone in verticale per Kenneth Anderson, prova ad andare in dribbling, cerca un pallone, un assist per Kolivanov, Taribo, Checo Moriero ancora per Taribo, contrastato da Brambilla, finge un colpo di tacco, poi prova ad andare, lascia a Moriero la gestione della palla con Checo che va inseguito dal numero 8, scambia ancora con Olalà, all'indietro usciamo bene con il Ciolo, Benoit, pallone per Don Fabio, tocca all'indietro per Pagliuca che batte lungo cercando una palla dolce pericolosissima per Moriero che va dentro, tenta addirittura il tiro, questo è un po' troppo, però è incredibile come il lancio di Pagliuca abbia preso di infilata tutta la linea difensiva del Bologna con questa palla dietro, 5 da giocare,
Bologna 2, Inter 4 con Paramatti e Mangone che portano sulla palla ancora Michele Paramatti. Mangone, palla lunga, Anderson. C'era l'idea ma non la misura del tocco di Baggio che voleva far correre Kolivanov. Pagliuca in vita, alla calma. Stiamo calmi, dice, ma non agguantata, pronto a rilanciare. Palla tesa, imprecisa, Mangone, scusatemi, Pavone riesce a perdere palla, era tutto solo, ha avuto un controllo assolutamente imperfetto. Allora Moriero e Recoba per dare il via all'azione. Il Cino la gioca su Simeone, ancora Recoba, cerca il pallone dentro per Ronaldo. Brunner esce e recupera, ripartono loro con Shalimov, perde palla per intervento di Coe. Recoba prova il tiro direttamente dai 35 metri, però regala palla a Brunner. Nervo, partita che sta spegnendosi come una candela, passano i minuti, viene meno anche un po' di lucidità da parte dei protagonisti in campo. Shalimov, tre cambi effettuati per parte, Coe per Fresi, Recoba per Djorkaeff, Moriero per Ganz in casa Inter. Nel Bologna Pavone per Torrisi, Brambilla per Magoni, Shalimov per Giancarlo Marocchi. Nervo, torniamo in cronaca, rimpallato da Coe, Ronny, fallaccio di Paganin che chiede scusa, sarà calcio di punizione. Paganin che è stato scherzato da, intanto rivediamola questa entrata, da Ronaldo in occasione del gol del 3-1. Una giravolta su se stesso velocissima. Recoba non trova l'inserimento di Benuaco e il postino allunga la gamba ma non ci arriva. Pavone, Brambilla, Baggio, avanza Paganin, la mette verso la testa di Kenneth Anderson, palla buona per Kolivanov, la tiene viva, lato corto di sinistra, può andare al cross, palla fuori, attenzione Brambilla, la piazza, Galante poteva lasciarla a Pagliuca che non gliela chiama, e allora ne esce un campanile. Paganin, ancora Kenneth Anderson per Nervo, si libera di Galante con una buona giocata, poi il suo cross troppo alto per tutti ma non per Pagliuca che va a recuperare senza difficoltà questo pallone e fa ripartire sul laterale di destra Checco Moriero. Inizia a guardare il cronometro perché ormai siamo ai titoli di coda, mancano due minuti più il recupero. Shalimov recupera, poi Mangone, il Ciolo, Taribo. Più tempo passa più si avvicina la conquista dei tre punti in questo freddo e uggioso pomeriggio di settembre. Il cross al centro, c'è una deviazione e c'è il quinto corner per noi. Vediamo, corner battuto con uno scambio sullo stretto, il pallone giocato fuori. Recoba con il sinistro cercava la testa di Ronaldo ma troppo profonda. Shalimov, Paganin fuori tempo, allora Brunner, pallone giocato su Brambilla, più playmaker onestamente rispetto alla coppia Magoni-Marocchi. Zanetti, Coe, palla di Don Fabio, Galante la mette lunga in una zona dove non ci sono maglie nerazzurre, c'è Massimo Paganin che rimette in gioco per Michele Paramatti. Palla per Igor Shalimov, cerca lungo Kenneth Anderson, Kolivanov. Kolivanov, Anderson e Baggio hanno cercato di dare un po' di idee là davanti. C'è un buon intervento di Simeone che salta Brambilla con una finta, se ne va scappando veloce, gran palla per Moriero con Pavone che è in vantaggio. Brunner, ne vengono fuori palla al piede i giocatori del Bologna.
Paramatti, Shalimov porta su, allarga sulla laterale per Kolivanov. Kolivanov va da solo con West che lo mura, Braschi gli dice alzati, reclamano i tifosi locali un calcio di rigore, ma mi sembra un po' ambiziosa. Poi è giusto, 3 minuti da questo momento, dai ragazzi, 3 minuti. Nervo, palla per Baggio, Baggio attaccato da 3 uomini, si ferma convinto che nessuno gli andasse a portare via palla, così non è stato. Ronny scappa veloce sulla laterale, Recoba che colpisce male, voleva tirare in porta, ha cercato il tiro da quella posizione il Cino. E allora siamo in recupero, palla giocata in avanti, Kenneth Anderson è solo, reclama un calcio di rigore ma in realtà ha lisciato clamorosamente la palla, si è apparecchiato il colpo quando era solo contro Pagliuca, vediamo se ce lo fanno rivedere, ma veramente impressionante l'opportunità sciupata dallo svedese. Recoba, colpo di tacco per chi? Malissimo Cino. Ha fatto un colpo di tacco ma non c'era nessuno dei nostri dietro di lui. Ancora Anderson, palla indietro per Brambilla, prova la verticale ancora per lo svedese con Galante che viene fuori nell'uno contro uno, poi Zanetti lo aiuta a recuperare palla e si riparte. Siamo sui titoli di coda, amici nerazzurri, di una partita che l'Inter sta conducendo per 4-2 con pieno merito. Per 2 volte il Bologna è riuscito a riaprire con 2 palle inattive, prima su punizione, la seconda dagli 11 metri di Roberto Baggio, ma poi c'è sempre stata comunque la giocata vincente che ha rimesso le cose a posto da parte dei nostri. Tanto Coe, il postino la gioca indietro per il Ciolo Simeone, battuta lunga per Javier, il Tractor porta a spasso, c'è un anticipo di Paramatti che ha una buona giocata. E allora Anderson, palla dentro, Coe in vantaggio su Paramatti che aveva dato continuità alla manovra. Allora ancora Coe, lungo linea, buono per Checco Moriero, viene Taribo a dettare la profondità, eccolo che riceve, lo attaccano in due, si ferma inseguito da Pavone che lo contrasta mettendogli la palla in out. Mancano una manciata di secondi, amici nerazzurri, allora 3 punti importanti che lasciano l'Inter al comando del campionato con 2 vittorie in 2 partite. Al 12esimo la schiacciata di testa di Galante per il gol dell'1-0, Ganz bravissimo a bruciare con un piatto sul secondo palo Brunner per il raddoppio, poi una magia di Baggio sui titoli di coda del primo tempo riapre il match che Ronaldo rimette a posto al 6° della ripresa con un gol delizioso per il 3-1. Ancora Baggio su rigore, riapre il match per il 2-3, ma ci pensa una magia del DJ nerazzurro Djorkaeff al 21esimo per il 4-2 finale. Amici nerazzurri, grazie per la cortese attenzione da Roberto Scarpini, tutto e buona continuazione con i nostri programmi.